Allora io faccio il, eccolo lì, Meeting is now streaming live on Customized Streaming Service. Allora io ripeto i saluti anche per chi in questo preciso istante si è collegato con noi attraverso il canale YouTube. Do il benvenuto a tutti, così come ho già dato il benvenuto a chi è collegato, ai numerosi che ringrazio che sono collegati su Zoom. Mi ripeto, do il benvenuto anche a tutti voi che ci state seguendo attraverso questo secondo canale e procedo con una rapidissima introduzione dell'ospite che poi a sua volta sarà salutato dal direttore dell'ente di ricerca che ospita e che patrocinatore di di questo evento, ossia il laboratorio Letra che pertiene il laboratorio di eccellenza ETRA che pertiene a un progetto di eccellenza denominato CEASUM, ossia il Centro di Altri Studi all'interno del quale siamo noi dell'ETRA operativi. Abbiamo la fortuna di avere qua il direttore che sicuramente si dedicherà alcune parole di benvenuto e di saluto a Enrico Terinone che ho visto così come un lampo entrare quindi ne approfitto per salutarlo. Enrico Terrinoni, a questo punto la presentazione avviene in presenza, ma sarò rapidissimo. Enrico Terrinoni è professore ordinario di letteratura inglese presso la Stranieri di Perugia e presso lo IULM di Milano, dove proprio è coinvolto di nuovo nell'insegnamento della traduzione. Personalmente lo conosco come irlandesista, ci conosciamo così, finire anni 90, inizio anni 2000 in Irlanda, dove lui ha studiato con il professor Declan Kybert, ottenendo un dottorato sulla letteratura irlandese, e dove iniziò subito a tradurre. Se non sbaglio, Muriel Spark fu il primo tentativo. Negli anni Enrico ha tradotto tantissimo. La cosa più recente, rispetto alla quale forse qualche domanda stamani verrà posta, sono gli scritti dal carcere di Bobby Sands. Altri autori meno noti, ma di cui Enrico sta in qualche modo supportando una riscoperta quanto mai significativa nell'ambito degli studi letterari, sono Alistair Gray. Naturalmente abbiamo accennato in altre sedi all'importanza delle sue ritraduzioni di George Orwell, Oscar Wilde, anche se il nome di Enrico continua per il momento ad essere fortemente associato alla sua opera di, in parte, ritraduzione dell'Ulisse, ma anche traduzione di parecchi inediti, ed è questo il caso del Finnegan's Wake, che è oggetto della presente conferenza. Non aggiungerei altro, mi piacerebbe sentire direttamente da Enrico, a cui do un gran benvenuto di cuore. Anche se in questo momento me lo sono per... Eccoti, ciao Enrico, Buongiorno. buongiorno, grazie davvero di cuore per la tua generosità e se non ti dispiace abbiamo Marika, buongiorno, eccoti, buongiorno. Ancora 2 minuti rapidamente, il professor Tamassia del Laboratorio Letra, direttore del Laboratorio Letra, immagino voglia salutare sia te sia le persone che si sono connesse in questo momento su YouTube. Grazie Paolo. Sì, grazie a te Andrea. Meno di 2 minuti perché la cosa principale oggi è ascoltare il professor Terinoni, che saluto, a cui do il benvenuto e soprattutto ringrazio per aver accettato questo invito fatto dal professor Binelli, che ringrazio anche. E niente, veramente solo per dargli il buon venuto, per ringraziarlo di essere venuto qui all'ETRA, il laboratorio di traduzione letteraria che lo accoglie per ascoltarlo con moltissimo interesse. Grazie. Grazie a lei, grazie a voi. Eccomi qui. Possiamo iniziare, Andrea? Sì, Enrico, io ogni tanto ti perderò probabilmente, anche adesso non ti vedo, però sì, possiamo iniziare. Tieni pure i tempi che vuoi, nessun problema. Volevo solo aggiungere una cosa rapidissima. Enrico è venuto spesso a Trento negli anni, però credo che sia la prima volta che sia qua con voi, nel senso che è qualche anno che mancavi, Enrico, quindi
così doppio piacere, no? Per questa generazione di studenti, francamente, credo che sia la prima volta che ti vedono, e quindi a maggior ragione immagino avranno una gran voglia di sentirti. Puoi iniziare. Credo che tu sia co-host e quindi puoi condividere le slide senza, Perfetto. immagino, senza difficoltà. Altrimenti te le faccio passare io. Perfetto, perfetto. Va benissimo. Sì, penso di essere venuto con l'ultima volta con Declan proprio, con Kyber, e precedentemente quando c'era su Bobby Sands, su Giore, con Giorello, ti ricordi, no? Qualche anno fa. Beh, certo. Sono un po' di anni. Allora, io devo, vorrei condividere con voi questo mio schermo, perché ho delle slide che voi vedrete. Ditemi quando, dimmi se si vedono, eh. Sì, Vede? perfetto. Ok, va bene. Avrei sognato di poter fare uno sfondo cimiteriale, invece sono riuscito solo a trovare questo qui, in cui il cimitero è molto lontano, è sotto la cattedrale. Perché? Perché questo nostro testo, come avete visto dalla locandina, è un libro che parla di morti e di rinascite. Sin dal titolo, Finnegans potrebbe essere scisso in due parti, no? Fin, negans, negare la fine, e c'è da chiedersi anche se la parola fine sia da intendere al maschile o al femminile, negare la fine o negare un fine. Perché dico questo? Dico questo perché per tanti anni questo libro di Joyce, complesso, oscuro, è stato un po' considerato un esercizio di stile, come dire, arrivare al massimo del virtuosismo linguistico. E tanti, con questa scusa, tantissimi critici, Andrea lo sa bene, hanno un po' abdicato a vedere invece il messaggio che c'è dietro questo libro. Per cui ha un fine questo libro, o ha una fine? La fine non ce l'ha perché è un libro circolare, inizia con una parola a cui manca un articolo, e l'articolo lo trovate all'ultima pagina del libro. Per cui è un libro che finisce con un articolo e inizia con il sostantivo. Per cui è un libro circolare, non ha una fine, la nega. C'è da capire se abbia un fine. Allora, io cercherò di attenermi a quello che si è detto, 40 minuti, però se dovessi sforare, spero di no, fatemi un segno, magari qualcosa di molto minaccioso, non so, qualcosa di questo tipo. Così mi interrompo e passiamo semmai al dibattito, se ci dovesse essere qualche curiosità. Vi faccio però vedere qualcosa di molto, generale, tanto per iniziare a parlare di questo testo, che non so quanti di voi hanno affrontato. È un libro che non si studia troppo, anzi, non si studia quasi per niente nelle università italiane, si studia in quelle angloamericane, ma sempre a livello dottorale, di master. Invece io sostengo che sarebbe quasi importante portarlo alle scuole medie e alle superiori, perché è un libro che al netto di tutte le sconcezze e le oscenità che ci sono, ha un messaggio di emancipazione linguistica da cui potremmo apprendere molto. Emancipazione linguistica nel senso di riuscire a comprendere come il linguaggio è probabilmente il nostro asset principale, la nostra strategia principale per migliorarci, per migliorare le condizioni anche di quelli che ci vivono attorno. E invece noi siamo ridotti molto spesso a una, se si può dire, vilificazione del linguaggio, e spesso anche al fatto che meno parole usi, più sei efficace, no? Pensate al presidente degli Stati Uniti uscente, che avrà un vocabolario di 200 parole, però insomma il suo potere è sicuramente superiore a quello mio e quello di Binelli. Detto ciò, io tendo a credere che Finnegans sia un testo che va studiato, va approfondito, ma soprattutto va liberato di questo alone di oscurità che lo avvolge tuttora. Queste citazioni che voi vedete sono da due testi chiave. Uno dei primi anni di studi del Finnegans, proprio forse questo qui è il primo libro, A Second Senses of Finnegans, anzi il secondo, che spiega un pochino che c'è nel Finnegans, e partiva da questa premessa: Finnegans Wake is willfully obscure. It was conceived as obscurity, it was executed as obscurity, it is about obscurity. Allora uno che legge questa cosa qui dice: vabbè, ma allora perché devo poi approfondire, no? A me interessa l'ambiguità di questo messaggio, perché executed in inglese significa anche, no, la pena capitale, quindi non è solo che viene eseguito come oscurità, ma è quasi stato proprio ucciso, no? In quanto oscurità. Questa qui è una lettura chiaramente non intesa dalla bravissima critica
che però secondo me ha contribuito anche a creare questa paura del Finnegan's Wake. E poi c'è, cioè, il più grande, secondo me, è morto qualche anno fa, il più grande, tra l'altro un bellissimo soprannome, vescovo, John Bishop, che ha scritto George's Book of the Dark, e da lì in poi, questo è un grandissimo libro, scritto con grande, grande perizia, e sembra davvero con una prosa d'arte quasi degli anni, ricorda quasi la prosa d'arte italiana di Cecchi e Compagnia Bella dei primi anni del secolo scorso. E lui scrive: "Nothing will ever make Finnegan's Wake less obscure." È verissimo. Perché questo è vero? Perché è vera questa affermazione? Perché per quanto lo vuoi spiegare, l'oscurità rimane oscura. E forse l'interesse, il fascino, è proprio dato dal fatto che rimane oscura. Un parallelo che io uso spesso con gli studenti, quando mi capita di poter insegnare Finnegan's, è quello della materia oscura. È forse un salto pindarico, un volo pindarico, che mi fa pensare come l'universo intero è in grandissima parte composto di materia oscura e di energia oscura, e poca parte dell'universo invece tangibile, misurabile, conoscibile e quindi apprezzabile. Ma la cosa interessante di dark matter, della parola dark, del sintagma dark matter, è il fatto che questo dark non significa oscuro in quanto buio, significa oscuro in quanto non conosciuto, cioè in quanto trasparente. La materia oscura non è buia, non è nera, è invisibile. E questo, secondo me, il passaggio chiave dell'oscurità del Finnegan's. È oscuro nel senso che non è conosciuto ancora. Come tutto ciò che non è conosciuto ancora, è possibile conoscerlo, e bisogna declinare questo termine possibilità nel senso appunto di cos'è impossibile, quello che non si può fare o quello che non si è ancora fatto. Probabilmente il Finnegan's ci insegna che impossibile significa quello che non si è ancora fatto. Questa era un po' la cornice generale, perché adesso parliamo un po' invece di testo, però voglio farvi un paio di esempi dal testo per farvi capire di cosa parliamo. Vi chiedo il piacere di interrompermi quando volete, sia i ragazzi sia i professori, perché davvero potrebbe diventare anche un dibattito fra noi, cioè le cose che sto per dire sono chiaramente suscettibili di replica, ma anche di negazione. Quindi sentitevi proprio a vostro agio, interrompetemi quando volete. Un libro che è scritto in una lingua strana, cioè una lingua che mescola le parole note e quelle ignote e ne crea di altre, è stato descritto come un libro profetico. Un libro profetico significa un libro che può essere letto nel futuro secondo i parametri e i contesti del futuro, non quelli del passato. Cioè, un libro profetico, immaginiamoci le letture in senso profetico dei testi sacri, no? Che oggi leggiamo un testo sacro non per archeologicamente comprendere quello che è stato detto allora, ma perché ci serve oggi per la nostra vita. Questo è un po' il valore che secondo me può avere anche il Finnegan's, nel senso che è un libro non compreso allora, non compreso oggi, che però potrebbe essere compreso nel futuro. Tanto è vero che esiste persino un romanzo di fantascienza, adesso non ricordo il titolo né l'autore, in cui si immagina che gli alieni quando arrivano sulla Terra non capiscono la nostra lingua, però trovano questo libro che invece lo capiscono, perché quello è il loro linguaggio. Cioè, come se Joyce avesse inventato un linguaggio nuovo. Questa citazione che vi faccio vedere, io l'ho utilizzata nell'introduzione a Orwell, che stiamo mettendo su un volume con Binelli, con Laurenti, insomma un volume che uscirà fra poco, e per cercare di sfatare un po' l'idea che Orwell fosse uno scrittore impegnato e Joyce no. E invece io sostengo che ci si può impegnare in tanti modi diversi, anche senza sbandierare le proprie idee, ma riuscendo a cambiare un po' la percezione che si ha del mondo. E Joyce probabilmente vuole fare questo. La citazione, come vedete, ha solo una parola strana, che è questa qui: "How beautiful to steal our historic presence from the past post-propheticals." Questo post-propheticals è un po' stranino, però si capisce. Ma questo iniziale, chiaramente tutti voi capite che è beautiful, ok? Ma non è solo beautiful, perché come vedete bene, innanzitutto c'è full con due L e non con una, ma poi c'è boot, uno scarpone, forse, c'è forse booty, che significa
bottino, preda di guerra. Prima di andare a leggere come è stato fatto dal traduttore precedente, perché poi vi racconto anche un po' la storia di come è andata questa traduzione strana, vi faccio notare questi numeretti. Voi direte, che sono questi numeretti? Il Finnegans, esattamente come i testi sacri, viene citato dagli studiosi con numero di pagina e numero di riga. Questo per un po' per semplificare, nel senso che è talmente complesso il testo che sapere a che pagina sta, a che riga sta una certa parola, aiuta molto quelli che lo conoscono a memoria. E tanto è vero che nelle conferenze, nei convegni sul Finnegans, molto spesso si sembra di stare in convegni di matematica, perché invece di citare la frase intera, uno dice, ti ricordo, do you remember 303.1? Cose di questo tipo, ok? E gli studiosi, come per i testi sacri, sanno perfettamente a cosa corrisponde un certo numero. Allora, io vi ho detto questa cosa qui perché, semplicemente perché ho messo nel motore di ricerca prophecy, è venuto fuori questo post-propheticals, che è molto interessante. Ci si può scrivere un libro di filosofia su cos'è il post-profetico. Non ci voglio entrare. Ma voglio farvi vedere quello che è stato fatto dal traduttore precedente. Perché questo libro in italiano è stato tradotto in passato, prima che io e Fabio Pedone ci mettessimo le mani. Il problema è che il traduttore precedente è morto. Cioè, lui, Luigi Schenoni, ha iniziato a tradurlo negli anni 80 e poi dopo 30 anni aveva finito due libri sui quattro del Finnegans e ci ha lasciato praticamente a pagina 400, 402, e da lì in poi io e Fabio Pedone abbiamo preso il suo testimone, quindi io e Fabio abbiamo tradotto il libro terzo e il libro quarto in questi 5-6 anni, e invece Schedoni aveva fatto il libro primo e il libro secondo, che sono però un po' più lunghi perché corrispondono a due terzi dell'opera intera. Lui, questo Beautiful, come lo traduce? Lo traduce generaloso. Voi da studiosi di traduzione, che ci vedete qui? Se volete intervenire, intervenite, se no vi dico quello che ci vedo io. Perché Beautiful diventa generaloso? Non so se avete la possibilità di intervenire, io purtroppo non vedo le chat, quindi non... Però se aveste la possibilità di intervenire potete anche interrompermi, altrimenti vado avanti. Vado avanti. Non avendo la possibilità di comunicare in mortem con Schenoni, non posso sapere perfettamente cosa lui ha fatto, però immagino che il suo ragionamento sia stato traslare questo tipo di termine sul versante militare. Primo perché ci sono i boots, probabilmente, no? Immaginate l'espressione boots on the ground. In America si dice boots on the ground per dire quando i soldati, quando c'è una missione che prevede che alcuni soldati invadano un territorio. Boots on the ground. Oppure booty come bottino. Allora lui doveva partire da beautiful. Quanto è bello. E però non gli viene niente, allora invece di prendere bello prende generoso. E generoso sta bene con generale, probabilmente per questa roba qui. Allora, vi ho spiegato quello che credo abbia fatto Schenoni. Ma è lecito fare questa roba qui? Voglio dire, si può, cioè il passaggio da beautiful a generaloso, quanto è ampio, quanto è grande questo altro che volevi indare, quanto è distante l'uno dall'altro? È ovvio che ci sono anche dei momenti di vicinanza per questo appunto tema militare, chiamiamolo così, però capite bene che c'è una grossa differenza. Allora il Finnegans è un testo che o lo traduci così o non lo traduci, perché è molto raro che ti capiti una frase che si possa, una frase, una parola, un lemma inventato che si possa reinventare mantenendo tutto quello che tu avevi visto. Molto spesso devi agire per quella che non è neanche compensazione, ma è davvero una cosa differente. È andare per un po' per la tangente, sapendo però di rimanere legati al testo di partenza. Ora, tutto ciò sarebbe completamente non lecito, a mio punto di vista, se il testo uscisse senza testo a fronte. Come è avvenuto in Francia, come avviene in tante situazioni. Il Finnegans turco che ho io qui non ha il testo a fronte. Allora lì l'arbitrio, capite bene quanto è grande. Invece nelle edizioni con testo a fronte, che sono secondo me d'obbligo, dovrebbero esserlo per tutti i libri, ma con questi libri qui ancora di più, chiaramente tu sai perfettamente che il traduttore si sarà preso qualche libertà, ha fatto un ragionamento, ha cercato di uscire dal labirinto, però sai anche dove sta il punto di partenza, perché basta girare lo sguardo e a sinistra troverai
l'originale, va bene? Allora, questa è una sorta di così, possibilità. Il Finnegan's a volte ci costringe a cambiare il testo perché non abbiamo gli strumenti linguistici per poterlo mantenere più o meno, no? Più o meno come era dal punto di vista semantico, e invece ci consente però anche di dire: guardate cosa succede a un libro quando viene tradotto, perché un libro tradotto è sempre un'altra cosa, non è quasi la stessa cosa. Ovvero lo è quasi, ma questo quasi è universale, è qualcosa di molto molto ampio. Detto ciò, io vi lascerei a voi questa scelta di vedere se riuscite a trovare una soluzione migliore. Io quando ho ecco, Bibbo mi dice: ah, beautiful, quanto è bellico. Non è male, non è male per niente, quanto è bellico. Io da romano e romanista, quando ho dovuto così, non ho tradotto questa parte, però nell'introduzione ho scritto quanto è malloppo bello, perché malloppo è il bottino, quanto è troppo bello, si dice a Roma, e soprattutto perché non ci vedo tanto il discorso militare del senso del generale, no? Del senso della milizia ordinaria. Ci vedo invece una ruberia, un furto, e ritorna poi in tante altre parti del testo. Però capite bene che bellico è perfetto, e tante altre soluzioni. L'altro invito che vi faccio è andare a rivedervi la locandina, quella funeraria che abbiamo messo, nella quale c'è quella frase che è non di Joyce ma ispirata a Joyce, cioè qualcuno, qualche amante di Joyce ha scritto nella lapide per il suo caro, per sua madre, per suo padre, non lo so, per suo padre immagino, he lived, he laughed and loved and left. Nel Finnegan's questa frase qui, per chi è interessato, sta 18.20.21, ma non è he lived and, è they lived und laughed and loved and con la e left. Ok? Capite qual è il discorso? Cioè siamo, il Finnegan's è un testo che si autotraduce, anche solo spiegarlo si sta traducendo, pensate a tradurlo in una lingua altra. Profezie. Le profezie sono qualcosa che diventa vero nel futuro, no? Come true, vabbè, diventa vero, chiaramente un calco, scusatemi, si avvererà, no? Che si avvererà nel futuro. Ma nel Finnegan's di che parliamo noi quando diciamo che qualcosa si avvera? Parliamo del linguaggio, come dicevo prima, ovvero una lingua che diventerà una lingua futura, oppure parliamo di significati, fatti, eventi? Io vorrei fare un piccolo giochino con voi, che è questo qui. Ditemi cosa, ditemi se volete, se no lo dico io, ma tanto è abbastanza evidente, cosa ci vedete in questa frase di 286.13. Qualcuno che vuole commentarla al volo? No, Enrico, vai avanti tu, è abbastanza avanti, chiaro, avanti. Grazie. Trump, adieu, a tu. Allora, qui abbiamo un addio al presidente degli Stati Uniti, o forse no, forse c'è il verbo to Trump, c'è anche la ballata militare, Trump, the boys are marching, c'è tanta roba, ma è ovvio che se io lo estravolo così diventa Trump addio a tutti, a tutto e a tutti, ed è molto bello pensare che Joyce abbia previsto così il demise di Donald Trump. Tanto più che questo a tu, che è francese, se lo leggi in inglese diventa a tout, e tout è anche, tra le altre cose, un piazzista, un venditore, no? Noi ce l'abbiamo avuto un venditore al comando qualche anno fa, a tout. E poi c'è anche questo adieu, che potrebbe anche essere visto come, insomma, mescolando le lingue, come un dio, oppure anche persino il non dio, con un'alfa privativa di origine greca. Ora, voi direte, questo è pazzo, ha bevuto a quest'ora del mattino? No, sì e no. Ma il punto fondamentale di questa lettura che vi sto dando è che Finnegan's funziona così. Funziona con delle parole che sembrano parole e che poi invece sono un collage di altra roba. Quando ci dice bene, abbiamo una parola inventata da due parole inglesi. Quando ci dice male, abbiamo una parola in cui ci sta dentro il tedesco, il danese, il francese, lo spagnolo. Questo avviene nel libro, no? Nel libro originale. E come lo traduci? Come traduci tu in italiano un qualcosa che avviene, no? In molte, molte lingue diverse? Altro esempio, perché questo basterebbe già questo per dire, vabbè, Joyce è un profeta. E qui che abbiamo invece? Biden, your hush. The law does not allow you to shout.
Allora qui ovviamente to bide, sapete perfettamente che può significare tante cose, può significare attendere. C'è anche questo, il bid, se vogliamo, però c'è persino l'altro, il contendente, il presidente eletto, Biden. Cioè Joyce qui già sta dicendo a Biden, Biden, stai buono, non fare casino, perché la legge non te lo consente di metterti a strillare. E infatti noi abbiamo visto in questi giorni, zitto zitto, Biden è riuscito a quasi a scalzare il presidente, non inventandosi chissà quale filippica. Ovviamente questa è una lettura profetica, ma in realtà folle, è una di quelle letture che Umberto Eco chiamerebbe paranoiche, letture paranoiche. Non so se avete letto, sicuramente avrete incontrato il suo libro Interpretation and Overinterpretation, che penso sia fatto prima in italiano e poi in inglese, e nel quale per esempio lui dice, ma non è che se io ho Giovanna d'Arco, che è nata a Domremy, questo qui è una sorta di lettura musicale della sua vita? No, non può essere, perché è un caso. Questo ovviamente è un caso, come quello di Trump. È interessante, ma vedete quanta roba c'è qui dentro. Qui le lingue si stanno moltiplicando, perché abbiamo l'irlandese per dire stai calmo. E quindi questo, cioè tra l'altro Biden ha anche delle radici irlandesi, e sua madre, sua figlia e sua nipote si chiamano Finnegan, che è un nome in Irlanda maschile, o un cognome invece in America, un nome di donna. Ma lasciamo stare queste letture matte. Quindi in irlandese questa prima parte significherebbe sta buono, stai calmo. Poi abbiamo chiaramente Biden, entrambe. Bird in the bush. Questo bite in your hush è bird in the bush. Io ho scritto sexual, capirete cosa significa, non sto ad andare nello specifico di cosa vuol dire bird e cosa vuol dire bush, però vedete che c'è anche un altro presidente americano passato, no? Bush. E poi abbiamo questo meraviglioso, the law does not allow you to shout, ma questo allow diventa allowed, è molto, così funziona il Finnegan. Una parola diventa un'altra, una persona diventa un'altra, va bene? Le letture paranoiche sono quelle divertenti, ma ovviamente sono false, però fra 150 anni, quando arriverà uno studioso che non ha gli strumenti storici, magari si fa fregare dall'idea che Joyce ha messo i presidenti americani nel Finnegan. Ovviamente cosa da non pensare. A meno che non ti arriva proprio l'esempio che è una cosa così. 495-36, what with your Sylvains and your Salvins? You are misled. Cioè qui Joyce sta dicendo sia a Salvini che a Silvio che hanno sbagliato. Ok? E sta dicendo a entrambi, quindi a Biden. Cioè, questa qui è un'altra lettura folle, ovviamente interessante, però ci mette di fronte a anche un problema traduttivo, perché tu Salvini come lo traduci? È ovvio che Salvini lo devi tradurre Salvini, c'è poco da fare, cioè ti puoi inventare tante robe, Silvani va bene, Silvane, ma Salvini lo devi tradurre Salvini. Quindi rendetevi conto di quanto può essere matto questo testo. Ovviamente sono esempi che non hanno questo valore che vi sto dando, però ragionando in senso traduttivo diventano un po' interessanti, come ad esempio questo qui che non potete non cogliere, perché quante volte viene citato il grande calciatore. Thoughts, Totties, Totti, Totters, Totter, Totties, Tottenham, Totter, Tottered, Totti, Totti, Dean, Abbey, Tot, e poi il finale da stadio, Totti, Go. Allora Joyce ha previsto persino il grande artista del calcio. Ovviamente, in tutto ciò, chiaramente questa è una lettura folle e paranoica, stiamo parlando di un'altra cosa, perché Totti ha un uso slang che ci parla ancora di sesso, in quanto tossi sono prostitute d'alto bordo, o anche giovani e giovani donne available, quindi insomma non troppo difficili. Però c'è uno stralcio scozzese in questa parola, totti, totti, tatti, che in Scozia significa anche patata, e come vedete qui torna tutto. Allora questa era la parte un po' scherzosa del testo, perché ovviamente se affrontare Finnegan's Wake senza farsi due risate diventa complesso e porta alla depressione, se non alla morte. E invece noi dobbiamo cercare di essere un po' più seri, anche se Joyce ci aveva spiegato nell'Ulisse, già nell'Ulisse, che the mocker is never taken seriously when is most serious. Cioè colui che si fa beffe, colui che prende in giro, non lo prendono mai sul serio quando fa più sul serio. E questo è un po' il senso anche del Finnegan's, un libro che è pieno di bugie, di prese in giro, di scherzi,
Però c'è sotto questo scherzo di fondo, c'è un qualcosa di molto serio, non nel senso di grave, serioso, paludato, ma di serio in quanto importante, ok? Grave in senso di importante. Il morale della favola è che ovviamente Finnegan's Wake è profetico solo se lo intendiamo nel senso della possibilità, ovvero del futuro. Ma è anche interessante il fatto che non lo si possa comprendere, ok? Ma comprendere nel senso di afferrare, va bene? Ma anche circoscrivere. Perché il verbo to comprehend vuol dire sia afferrare, capire, ma anche comprendere, cioè fare un insieme, mettere dentro un insieme delle cose che non possono uscirne. Questo non si può fare col Finnegan's, perché sfugge e alla comprensione, in senso di comprensione mentale, e ad essere compreso. È un po' come l'universo che si espande e si comprime, e Joyce per questo ha trovato un bellissimo termine, questo facile da tradurre, che sta nella primissima pagina, che è l'aggettivo immarginable, che chiaramente sta per imaginable, però anche senza margini, immarginabile, ok? Qualcosa di immaginabile senza margini. Questo è un po' il senso del fatto che Finnegan's Wake nega la propria fine, ok? Ora, una domanda per voi traduttori. Magari io la faccio qui, continuo io, però poi se volete discutere, no? Come si può tradurre un testo che non può essere compreso? Cioè, la prima regola che un professore di traduzione probabilmente nei laboratori condivide con gli studenti è che prima devi capire e poi tradurre. Non puoi tradurre senza aver capito. Si faceva in passato, cioè non si capiva, si andava un po' a senso. Adesso non è così. Si tende a non si fa. Alzi il telefono, chiami qualcuno, un madrelingua, ti fai spiegare. Non si può tradurre quello che non si è compreso, ma qui il punto della comprensione è quell'altro punto, non è la comprensione di quello che io vedo o quello che capisco, ma è un testo che sfugge, perché sfugge dal linguaggio, sfugge dalla lingua fissa, dall'idea che c'è una lingua fissa. E come fai tu a tradurlo in un'altra lingua fissa, un testo che ti è sfuggito? Allora è anche vero che tu puoi, per esempio, tradurre quello che vedi tu nel testo, e allora vedrete le differenze fra generaloso e bellico, no? Perché uno ha visto più gli scarponi del generale e l'altro invece ha pensato di andare più sul senso generale del termine. Esempio però, esempi pratici, perché poi il traduttore, non è una cosa è essere critici di Joyce, cioè studiarlo, altra cosa è tradurlo, perché studiarlo, vabbè, lo studi, cerchi di capire. Quando devi tradurlo, lì sono veramente sono problemi, perché cosa fai con le parole inventate? Ad esempio, qui, per esempio, io ho sbagliato, devo scusarmi, perché l'esempio di 40413 è senza la W finale. Quindi questo lo correggeremo dopo. Quindi questa parola che Joyce inventa è shadow, senza W, ok? Quindi vabbè, questo è stato un mio errore. Se voi aveste... Vediamo un po' se si può correggere subito. Si può correggere subito? Vabbè, ce l'abbiamo lì, dai. Ce l'abbiamo in questa nuova che è corretta. Shadow, questa parola qui, è una parola stranissima, che sta nel Finnegan's e che rimanda chiaramente a Shadow, l'ombra, rimanda all'ebraico, uno dei nomi ebraici di Dio è El Shaddai, rimanda, come sempre in Joyce, che era uno studioso, un amante di Bruno, all'idea che l'ombra è il mondo dei mortali, cioè noi viviamo nelle ombre, non viviamo nella luce, e quindi le nostre idee sono ombre delle idee, delle idee, diciamo, spirituali, che stanno al di fuori del mondo dei mortali. Questa è un'idea neoplatonica che viene chiaramente dal mito della caverna, le ombre, come sapete benissimo. Quindi però noi abbiamo una parola inventata, shadow, che quantomeno tiene questi tre significati, ovvero l'ombra, significato letterale, Dio e uomo. Quindi l'ombra ci sta e ce la devi mettere, però poi c'hai anche Dio e c'hai anche l'uomo. Quindi Joyce sta facendo il gioco bruniano della coincidenza degli opposti, facendo confliggere, ma poi anche mescolare, due polarità distanti, la divinità e l'umanità. Voi che fareste? Allora, noi siamo stati tanto tempo a pensarci, tanto tempo, perché la parola shadow è elettrica, cioè arriva lì in un attimo. Se hai capito questi retroscena, capisci che questa parola qui è un pan, è uno scherzo, ma è serissimo come scherzo, perché stiamo parlando della coincidenza del Dio e dell'umano.
stiamo parlando di delle questioni fondanti, no? La teologia. E quindi tu devi renderla in un modo che sia, che fate? Noi ci abbiamo pensato tanto, finché poi sulla via di Damasco, sulla via del fiasco, un po' di vino bianco ci ha dato la soluzione. La soluzione nostra è ombripotente. Voi direte, ma cavolo, shadow, due sillabe, ombripotente, più lungo. Il ragionamento è stato questo, onnipotente, ombra e spagnolo, ombre, per parlare dell'uomo. Quindi in questa parola qui noi abbiamo mantenuto le tre cose, creato una parola chiaramente distante, molto molto distante, forse cioè, di diversa, chiaramente, ma la traduzione è sempre diversa, quando traduci devi fare un'altra cosa, devi cercare di mantenere. Aveva un suono decente, diciamocelo, perché ombripotente non è un cattivo suono, quindi ci stava bene dentro. Questo è il tipo di ragionamento che abbiamo fatto noi, quando ci era consentito, quando quindi si poteva tradurre parola con parola. Certe volte è successo invece che una parola che aveva 10 significati, non riuscivi a tradurla con una parola con altri 10 significati, e quindi smistavi i significati attorno a quella parola. Cioè facevi una compensazione locale, spostavi un pochino i significati a destra o a sinistra, non troppo distanti da quella parola lì, per comunque mantenere questo insieme che poteva essere, diciamo, fruttuoso. Resta il fatto, ripeto, che una traduzione del Finnegan's senza testo a fronte e credo anche senza note è abbastanza immorale, perché significa davvero aver fatto quello che ti pare e non renderne conto. Invece bisogna renderne conto, e questo forse aiuta anche l'esercizio linguistico, che ci può dare una mano per comprendere come parlare meglio, come dire cose più complesse. Allora, perché abbiamo fatto queste scelte qui? Io ho ancora, penso, 15 minuti. Queste scelte qui derivano dal fatto di aver studiato un'opera che, anche qui, che ha pochi studiosi nel mondo, ed è l'ultima opera di Joyce. Non il Finnegan's Wake, ma Anna Livia Plurabella. Ovvero, Joyce, che muore nel 41, l'anno precedente prende il pezzo più famoso del suo libro, che è libro 1, capitolo 8, e assieme a Nino Frank lo traduce per la rivista di Malaparte, Prospettive, 1940. Dico assieme a Nino Frank perché oggi sappiamo che la traduzione è stata fatta con Nino Frank. Allora no, perché allora uscì a nome Joyce e Ettore Settanni, che era un editor, un curatore, che aveva fatto qualche cambiamento. Perché non uscì allora con Nino Frank? Perché Nino Frank era ebreo. E quindi i nomi degli ebrei non ci doveva stare nella rivista di Malaparte il nome di un ebreo. Dopo tanti anni abbiamo scoperto che sostanzialmente quello che avveniva è che Joyce spiegava a Frank tutto quello che c'era nel suo testo originale. Frank iniziava a fare un ping pong di parole e gli mandava indietro delle soluzioni, Joyce le correggeva, e giocavano a tennis con le parole finché non hanno prodotto questa cosa che io vi faccio vedere molto brevemente e che sta appunto come prima uscita nel Prospettive. Ora lo troverete, quelli che sono interessati a questo ragionamento troveranno l'opera in una collana meravigliosa che Einaudi pubblicava, che ha dismesso, non so per quale motivo, che era curata da Magrelli, ed era una collana che aveva i testi in tre lingue, per cui questo testo qui ce l'abbiamo in quella collana lì, in inglese, nella traduzione di Joyce, nella traduzione di Schenoni, e anche nella traduzione francese a cui aveva preso parte Beckett. Quindi è una cosa molto molto interessante, tra l'altro introduzione di Umberto Eco, bellissima, e un altro saggio molto bello di Cicci Bosinelli. Quindi è un libro prezioso, se lo trovate in qualche bancarella ve lo consiglio, soprattutto è uno di quei momenti... La biblioteca di Trento è disponibile la copia. Perfetto. Sì. È uno di quei momenti... Benissimo. È uno di quei momenti in cui l'editoria italiana davvero non ha abdicato al suo ruolo, perché adesso un pochino sta avvenendo questo, ma allora no, allora c'era davvero questo tipo di esperimenti che sembrerebbero accademici, che invece sono molto importanti anche dal punto di vista della divulgazione. Vediamo un po' cosa ha fatto Joyce e Frank con il testo, piccoli estratti, perché il mio tempo sta per finire. Questo è il testo di Joyce, a sinistra, il testo di traduzione è Joyce Frank e poi quella di Schenoni, va bene? Io leggo un pochino al volo questa roba qui, e poi andiamo a vedere le parti in giallo. Oh, tell me all about Anna Livia. I want to hear all about Anna Livia. Well, you know Anna Livia. Yes, of course you know Anna Livia. Tell me all, tell me now. You'll die when you hear.
Well, you know, well, the old cap went foot and did what you know. Allora, questa parte qui sembra quasi tutta inglese, e tranne qui, cab, foot. Vedete come è stato fatto da Joyce? Questo you'll die when you know, che è una frase che si può sentire tranquillamente a Dublino, ma anche in Inghilterra. Joyce l'ha tradotto con roba da chiodi. Io non so quanti di voi a Trento abbiano mai sentito roba da chiodi, ma è un detto toscano, cioè in Toscana si dice roba, quindi roba da matti, gente. Cioè traduce pragmaticamente il testo, you'll die when you hear, tradotto pragmaticamente in toscano. Voi direte, ma Joyce che ne sapeva del toscano? Lo sapeva, perché lui arriva a Trieste e va subito a Pola nel 1904 e va a vivere in casa con un toscano che si chiama Francini Bruni, il quale gli insegna davvero le sottigliezze della lingua toscana. Non so, Binelli, se lo dici dalle parti tue. Io a Firenze l'ho sentito un sacco di volte, roba da chiodi. Non so se Andrea c'è, comunque semmai poi ce lo conferma. Sì, sì, certo, sentivo, scusami, per abitudine sì. Io, guarda, l'ho sentito la prima volta in macchina con un fiorentino, con un attore fiorentino, stavo andando verso Firenze, ha detto roba da chiodi, ho fatto cavolo, ma questo diceva Joyce. A Roma non si dice, in tante altre parti d'Italia. Quindi no, vedete, per me è abbastanza comune, non avrei immaginato non fosse italiano, scusa. Vedi, io, no, non lo so, perché magari sono io. Sentito, è carino, è una delle cose per cui tutto sommato il toscano continua a essere abbastanza colorito. E quello che accennavi su Francini probabilmente è stato un po' sfruttato, no, da Joyce in questo. Lui sì, adorava la sua presenza proprio per quello, lo scrive nei Sì, diciamo che c'era stata molta amicizia all'inizio, perché effettivamente lui trova in questo personaggio qualcosa di... Volevano tradurre cose insieme addirittura, ti ricordi? Sì, no? Fanno progetti, poi naturalmente Joyce litigava la terza settimana con tutti, però con Francini ci fu proprio un flirt. Eh sì, poi vanno a vivere insieme, fanno l'errore di andare a vivere insieme con le rispettive compagne, capite bene che due ubriaconi, insomma, moglie e figlia a seguito. Esatto, tutto... Ecco. Allora, vedete invece che Schenoni, quando ha tradotto creperai quando sentirai. Capite? Lui ha tradotto invece, ha fatto una traduzione abbastanza letterale, utilizzando qualcosa, creperai, sentirai, una sorta di rima. Però, ecco, Joyce si è consentito questa roba qui. Quando andiamo più in giù e vedete Finnish Park, chiunque è stato a Dublino conosce Phoenix Park, ovvero il parco della Fenice. Cos'è la Fenice? L'uccello che rinasce dalle sue ceneri, no? Mitologico, che combina la morte con l'inizio. Questo ce lo spiega benissimo anche Harry Potter, per quelli di voi che l'hanno visto. Allora, questo Finnish Park, però c'è anche Finn, no? L'arcidiavolo, il nemico, l'arcinemico. Joyce si inventa questo, quell'infenice, da infelice, di porco nastro, porco e parco, ma è anche, no? Immaginatevi che quello può essere. Joyce amava un po' anche così la blasfemia. Cioè, la traduzione che Joyce e Frank fanno non è una traduzione letterale, è una traduzione manco a senso, ma una traduzione quasi ispirata da quella precedente. Cioè, ci trovate tanta roba, tante altre cose non le trovate, no? Certe cose sì. Lui invece aveva scritto Fistol Park. Fistol, non so ben spiegare, però immagino fistola, pistola, immagino che possa esserci. Questo è quello che fa Schenoni. Ma qui la cosa migliore è quando Joyce, un semplicissimo what was it he did, lo traduce con un meraviglioso ma che cozzo foto. Questo è bello, perché lui vede perfettamente quello che vi dicevo prima, la compensazione con Joyce. Lui sta ricreando un testo. Chiaramente una self-translation, nessun traduttore dovrebbe mai fare quello che fa Joyce qui, questo è ovvio, però è interessante studiarlo per comprendere che nel senso semantico, la semantica di un testo, certe volte può essere messa quasi, quasi a latere per preferire altro. Qui ovviamente Joyce ha trovato una frase meravigliosa, che sarebbe bello, ecco, fa entrare in italiano, e se n'è, diciamo, tra virgolette, scusate, fregato di come aveva scritto in maniera semplice l'inglese. Tant'è vero che l'inglese semplice torna nella traduzione semplice di Schenoni, che invece è stato più pedissimo su questo. L'ultimissima, oh, the rodeo rap. Allora, questo è difficile, perché rap viene da una parola irlandese che è rapperie, che significa canaglia, ma significa anche furfante e significa anche qualcosa tipo i briganti, no?
cioè erano delle persone che facevano dei crimini, compivano dei crimini, ma quasi a scopo di bene per la loro comunità. E Schenone inventa la rozza vecchia repceanaia, lasciando questo rep, forse pensando anche che c'è anche dentro la Repubblica, quindi i repubblicani, non lo so che ragionamento ha fatto, però capite bene che è una parola strana, repceanaia, che non entrerà mai in italiano, invece entrerà in italiano probabilmente forca dea, che è un grandissimo invece utilizzo che Joyce sta facendo, cioè si sta inventando delle parole che lo fanno abbastanza ridere e che consentono però di mantenere questa atmosfera generale. Ora, io detto ciò, vi faccio vedere invece quello che abbiamo fatto noi. Non, ripeto, non proseguendo l'opera di Joyce, perché non si può tradurre come l'ha tradotta lui. Lui è l'autore, quindi la sua traduzione è autoriale e ha fatto altro. C'è stata anche una tesi su questo che avete fatto a Trento, molto bella. Il traduttore non può seguire Joyce, però si può ispirare al suo ragionamento. Allora, io ho compilato questo glossario in 2 secondi, ci possono essere le sviste, no? Lo vedete voi. Sostanzialmente qui siamo in un punto del Finnegan's in cui inizia la notte e c'è una campana che sta suonando e quelli che l'ascoltano, che ascoltano i rintocchi, devono calcolare quanti rintocchi sono, alla fine la somma farà 12, quindi è mezzanotte. Hark, 12, 2, elf, cutter, 10, it can be sax. Ork, Edward, Pemp, Foyfi, Trey, it must be 12. And lost all or the stillness, the heartbeats asleep. Va bene? Allora, che ha fatto Joyce? Ha cominciato a far parlare le campane in diverse lingue. Per cui tolf danese, toll vuol dire rintocco in inglese, elf olandese, non olandese per 11, in svedese elva, cutter sta in tedesco colloquiale per hangover, però ovviamente rimanda all'irlandese, a quater latino, al 4, poi c'è sax, che sicuramente è 6, però è anche saxon, e chissà se è anche sex. Poi c'è questo hork, che viene chiaramente da Horken, penso si dica, e Horen, ne sto pronunciando malissimo, il mio tedesco è ridicolo, rimandano al senso di ascoltare, però c'è questo Hork, e voi ricordatevi che Joyce impara l'italiano a Trieste, e il triestino, no? Se qui lo leggiamo in triestino, Hork, non capite bene di che stiamo parlando, poi c'è Pedwar, che è 4, in gallese c'è Pemp, che è 5, perché Pomp in gallese è 5, però c'è pure Pimp, che è il pappone, quindi sta tornando forse questa storia un po' strana, sessuale. Poi c'è Foifi, che è una pronuncia dello svizzero tedesco per dire 5, ma è anche l'irlandese, perché in Irlanda, adesso non più, però Binelli se lo ricorda sicuramente, la I veniva pronunciata Oi, per cui si diceva five o'clock, no? Ma il Bibbo ancora lo sente. Poi c'è questo Trey, che sicuramente è il 3, detto in italiano, se un irlandese in inglese dicesse la parola 3, la pronunciasse, verrebbe fuori Trey. Ma il Trey è anche il vassoio, e forse abbiamo anche questo fatto del 5, l'ora del tè, chissà, va bene? Detto ciò, abbiamo capito cosa c'è nel testo, bisogna renderlo dall'altra parte, mantenendo cosa? Il multilinguismo, se possibile, la vaga blasfemia e la sfera sessuale. Questo è quello che noi abbiamo fatto, io e Fabio Pedone. Hor, duondecim, duelf, cateter, dex. Non può far sex. Qui chiaramente voi avete il duondecim, ok? Però c'avete anche il dindon. E poi c'avete il catetere. E se c'è il catetere, non può far sex. Adesso non so quanti di voi hanno provato, ma non lo consiglio. Poi c'è orc, quater, quince, pomp, tri farà 12. E supra la calma sto l'asceso, le pulsazioni. E poi prosegue, questo è un pezzo, inizia così in maniera abbastanza brillante e rilanciana, prosegue invece in maniera molto molto lirica. Che abbiamo fatto? Abbiamo provato, come ripeto, a tenere dentro qualcosa che si è perso tanto, si è perse le lingue originali fondamentalmente, ma questo avviene perché l'italiano non consente l'utilizzo di troppo tedesco, di troppo danese, perché la nostra morfologia non lo consente, quindi noi molto spesso andavamo a pescare nel latino, nelle lingue romanze, certo, mantenendo ogni tanto pure quelle nordiche, però tendiamo a fare questa roba qui semplicemente per ragioni di suono e sostanzialmente per riuscire a far sì che un testo si legga, si riesca a leggere, no? E questo qua era un primo obiettivo. L'ultimissima cosa invece, e poi vi lascio,
è questa. La musica. Joyce era convinto che il Finnegans fosse una partitura musicale. Era convinto che il suo libro poteva essere letto in molti modi, principalmente ascoltato, ed era convinto che si poteva comprendere il Finnegans solo quando lo si ascoltava ad alta voce, perché ad alta voce escono fuori le lingue, escono fuori i vari idiomi, mentre a leggerlo no. Joyce era quasi cieco per la gran parte degli anni in cui ha scritto il Finnegans, quindi si affida alla banda uditiva, all'orecchio, va bene? Questa parte del Finnegans è la morte di Anna Livia, sta per morire, arriva il fiume di Dublino che sta per andare a finire nel mare e quindi sta per morire, si sveglia e leggete in inglese come bella questo inizio, come lirico. Soft morning city, I'm leaf speaking, faulty and faulty all the nights are fold on too long my hair, not a sound falling, listen, no wind, no word, only a leaf, just a leaf and then leaves. Fa venire i brividi per quanto è bello. Ora, detto ciò, è bello perché ha una sua musica, c'è anche tanta roba da capire, perché l'esp ovviamente la lisca, ma c'è anche questo listen, ok? Ascolta, come prima Hork. Poi c'è leaf, che è foglio, ma è foglio. Ma chiaramente abbiamo la Liffey, il fiume di Dublino, Anna Livia, quella signora di prima, no? E poi c'è la vita, no? Amnis in latino vuol dire fiume. Annu è la città santa dell'Egitto, no? Tante roba. Folti ovviamente è folto, ma è anche in irlandese i capelli lunghi, chissà se anche forti. E poi c'è l'idea di una delle traduzioni belle fatte da un personaggio molto strano, ma molto interessante, che Burgess, che tradusse, quando trovò la prima parola del libro, River Run, tradusse con fila fiume. E questa parola nuova, fila fiume, che qui non c'è, è molto bella, suona molto molto bene. E quindi noi in traduzione volevamo in qualche modo tenercela. No? Questa è la traduzione che è stata fatta. Mite mattino, città, son io la lifogliosa che far fruscia. Folte tutte le notti hanno caduto sopra lunga la mia chioma. Non un suono nel cadere, niente vento né parola, solo una foglia, soltanto un foglio e poi fila. E questo qui è un po' il finale anche del nostro Finnegans, che dopo qualche pagina arriva a quell'articolo the, che secondo Joyce era poi il suono del silenzio, cioè la parola meno sonora di tutto l'inglese. Cioè lui sceglie come parola finale la parola che ci racconta il silenzio. E da lì finisce, e qui finisco pure io. Grazie di cuore Enrico, interessantissimo e soprattutto utile, ma anche divertente, molto divertente, ti ringrazio di cuore. Non voglio assolutamente rubare tempo, quindi le domande che ho te le rifarò in un'altra modalità. Ti invito soltanto a una precisazione prima di cedere la parola agli studenti, che so hanno molte molte domande per te. La questione della lettura di un testo attraverso le regole fonetiche, fonologiche di una lingua che produce significati in un'altra lingua non è una scoperta vostra su Joyce, dunque un'interpretazione, è una pratica di cui in Irlanda c'è contezza e di cui noi abbiamo contezza che lui conoscesse bene attraverso di nuovo una citazione nel Finnegan's Wake, no? Elrington Bowl, che è il curatore della corrispondenza tra Sheridan e Swift, ma magari lo vuoi spiegare te, ecco, per così introdurre gli studenti a questa importante base filologica dell'intera tua lezione, altrimenti si rischia di immaginare che alla base di tutto ciò ci siano soltanto impressionistiche associazioni, quando in realtà sì, c'è un... No, chiaro, è ovvio che noi parliamo di un personaggio, parliamo di uno scrittore che fino a qualche anno fa era annoverato fra, insomma, gli scrittori inglesi. Ancora oggi esistono libri usciti da poco di letteratura inglese, c'è il capitolo su Joyce, ma Joyce è un irlandese prima di tutto, e soprattutto è un irlandese che nasce a 30 anni circa dalla quasi morte, moria della lingua irlandese. E allora non ti stupisci nemmeno, non so se volevi arrivare a questo, ma non ti stupisci nemmeno del fatto che lui tenti non di seppellire l'inglese, ma di
di ricrearlo, cioè di dire io sono stato silenziato, la mia lingua non c'è più, cerco di farne un'altra. Allora, dal punto di vista lessicale, questo è verissimo, ma è anche vero che sintatticamente l'irlandese, l'inglese irlandese è diverso dall'inglese inglese. Cioè, è la sintassi, secondo me, che... Scusa un attimo, Enrico, scusami. No, in realtà ti volevo chiedere un'altra cosa. La corrispondenza in Latin Anglicus fra Sheridan e Swift, che credo sia, no, la base di questo atteggiamento di leggere una lingua con alcune regole fonologiche e arrivare a un'altra lingua. Sì, no, certo. No. No, io non intendevo tanto il senso, quello ovviamente delle relazioni fondamentali, magari su questo i ragazzi stessi ti chiederanno. Il mio riferimento era a quell'elemento filologico che in realtà poi dà la chiave di lettura di tutto il vostro comportamento. Sì, no? Però posso dire che non è l'unico, nel senso che certo, lui, per esempio, sappiamo che lui si è ispirato in maniera molto, molto seria anche al modo in cui veniva prodotta la Bibbia ebraica. Cioè, voi sapete, quelli che voi... La Bibbia ebraica era un testo orale, a un certo punto della storia diventa scritto. Era un testo orale e anche consonantico, nel senso che le parole erano solo fatte di consonanti. Invece l'ordine delle vocali, le teorie delle vocali non erano fisse, cioè dipendevano dalle scuole rabbiniche. Cioè c'era una scuola che metteva certe vocali e faceva sì che una parola significasse una cosa. Un'altra scuola inseriva altre vocali e faceva diventare una parola un'altra cosa. Joyce si interessa molto a questo e si interessa al fatto che basta cambiare un'unità minima del linguaggio, del lemma per far modificare completamente una parola. Questa qui è forse anche più cogente come cosa, perché quello che capita nel Finnegans è quasi più questo che l'altro. Cioè, la consapevolezza che si possono, che ci sia un ibridismo, ma anche il fatto di poter modificare un universo togliendo solo una lettera o aggiungendola. Questa cosa qui lo aveva affascinato quando fa i suoi studi cabalistici e quando si mette a studiare, per esempio, il libro dei morti egiziano. Si rende conto che basta cambiare una piccola variante a un ideogramma e far cambiare completamente il significato. Quindi volevo aggiungere questo alla tua, però se vuoi spiegarlo tu meglio di me, perché sono... No, assolutamente, sono acceso. Sì. No, ci mancherebbe, no, ma proprio questo il punto. No, lascerei piuttosto ai ragazzi, che so... Immagino, sono convinto, so che vogliono farti domande. Prego. Io, se posso chiedere una cosa. Prego, veloce. Per quanto riguarda la traduzione, dato che i primi due libri, come diceva professor Terinoni, sono stati tradotti da professor Schernoni, queste due traduzioni in particolare, quanto hanno influito sulla vostra traduzione? Perché di solito si è tendenti a magari leggere la versione tradotta una volta che si ha finito di tradurre, mentre in questo caso, avendo già un'elaborazione precedente, e quanto vi siete trovati, diciamo, limitati da questo? Per nulla, perché il Finnegans è un libro molto strano, è un libro mosaico, cioè Joyce non l'ha scritto in sequenza, l'ha scritto in parti e pubblicato in parti, cioè veniva pubblicato in appendice e non, la cronologia del testo non corrisponde alla cronologia della sua produzione e soprattutto non c'è una linearità di trama, voglio dire, è molto raro che qualcosa di già avvenuto in pagine precedenti avvenga allo stesso modo nelle pagine successive. Quindi che succede? Che noi ci siamo resi conto che c'era un problema con la traduzione precedente e il problema l'avete visti voi. Il problema è che puntava tutto sulla filologia e per nulla sulla musica. E quindi è un po', secondo noi era un errore perché aveva contribuito a conoscere il testo, ma a farcelo conoscere bene, ma non tanto a farlo apprezzare bene. Quindi noi dovevamo partire da un presupposto diverso che è quello che vi ho spiegato. Ora, ovviamente non è che abbiamo rinnegato la traduzione precedente. Quando, per esempio, c'è un personaggio che torna in un modo diverso, una parola diversa, con un nome diverso, noi facciamo un riferimento a quelli precedenti. Cioè, mettiamo una sillaba simile oppure un contesto, però non teniamo le cose precedenti perché partiamo da un presupposto traduttivo completamente diverso. E soprattutto perché poi il libro è uscito in volumi. Diciamo che questa continuità non abbiamo noi proseguito il suo lavoro. Abbiamo iniziato un lavoro nuovo
che però tiene conto e omaggia anche quello precedente, però non ci ha affermato perché erano presupposti troppo distanti. Grazie. Ci sono altre domande? Sì, io ne avrei una. So che di recente è stata pubblicata una collezione di poesie di Bobby Sands e mi chiedevo qual è la differenza tra tradurre un romanzo come Il Finnegan's Wake e un testo poetico come In Scritti dal carcere. Diciamo, è proprio un'altra esperienza. Ci sono delle cose, delle somiglianze, credo, però sono più a livello esistenziale che a livello tecnico di linguaggio. Che voglio dire, le poesie di Sands lui non le aveva scritte per pubblicarle e non aveva un fine estetico o commerciale, le scriveva semplicemente per tenere alto il morale dei suoi compagni della cella accanto. Quindi lui scriveva queste poesie la sera pensandole su delle melodie musicali irlandesi che aveva in mente, che danno un po' il ritmo, e poi la sera le recitava ai compagni per tenerli su di morale. Non so se sapete le condizioni in cui vivevano, ma erano condizioni assolutamente veramente così, indicibili quelle in cui vivevano questi ragazzi, in celle molto piccole cosparse di escrementi, e lui quindi trovava la forza nella poesia per dare coraggio ai ragazzi. E Joyce cosa fa invece? Joyce scrive un libro sicuramente non con questo obiettivo, però anche lui in qualche modo si identifica con la sua opera, cioè muore con la sua opera. Negli anni in cui Joyce lavora al Finnegan's, i resoconti ci parlano di un uomo che lavora 15-16 ore a questo testo, 15-16 ore a un libro per 18 anni. Sostanzialmente tu stai vivendo per lui e morendo per lui, convinto di star facendo qualcosa che non può essere ridotto a un pan, a un gioco, no? Adesso io ho fatto pochi esempi oggi, ma per esempio, cioè, quando lui riprende le storie bibliche e trasforma, che ne so, Adamo in un atomo, no? Non è solo un gioco di parole, Adam, Atom, è una riscrittura della Bibbia, cioè è inserire il materialismo nella Genesi. Quindi Joyce fa questo tipo di discorsi, convinto che cambieranno il mondo, poi, come abbiamo visto, non hanno cambiato. Quindi c'è questa cosa qui. Ovviamente dal punto di vista tecnico è tutt'altra cosa. Bobby Sands scrive in un inglese molto, molto immaginativo, però anche formulaico, cioè si basa principalmente sulla ballata alla Coleridge, per capirci, no? Quindi ai ritmi, a volte a blank verse, per cui è molto molto ritmato, è tutta un'altra cosa. Secondo me bisogna però avvicinarli con lo stesso spirito, perché anche Bobby Sands scrisse cambiò il senso di alcune parole. Quell'esempio che faccio sempre è quella cosa, quel graffito che sta a Belfast, che tutti leggono, e che our revenge will be the laughter of our children, no? La nostra vendetta sarà la risata dei nostri figli. Qui lui ha preso la parola vendetta e ha cambiato il senso della parola vendetta. Non è più truculento, la morte, è le risate dei bambini, e non sono risate di cinismo. Quindi secondo me quello che fanno i poeti è questo, no? Cambiare il significato delle parole per farci un po' cambiare la visione del mondo. Anche io volevo chiedere una cosa riguardo all'autotraduzione del Finnegan's fatta da Joyce, appunto, e diceva che Joyce come autore ha tante più libertà di un traduttore, e volevo chiedere appunto quali sono i limiti che ci si pone come traduttore nella traduzione, che non sono quelli dell'autotraduzione, e quali vi siete posti voi personalmente. Sì, noi siamo partiti studiando a fondo quelle pagine di Joyce, cioè quelle pagine di autotraduzione, per capire cos'è che lui aveva privilegiato. E dopo aver fatto le solite liste di cose, studi vari, abbiamo visto che lui su tre cose non transige mai, cioè sono tre cose che Joyce non molla mai quando traduce. E sono l'irlandesità, cioè la marca irlandese del tutto, no? La musicalità e il comico. Sono tre aspetti fondamentali, cioè lui punta su questi. Si perde un sacco di roba, cioè nei quei passaggi che lui ha tradotto, per dirvi, un libro come il Finnegan's, che è pieno di citazioni di tutti i fiumi del mondo, in quel passaggio lì ci sono 600 fiumi, in quello italiano ci sono 200 fiumi. Quindi Joyce ha cassato 400 fiumi, non gli interessava, gli bastavano 200. Quello però che non perde mai è mantenere queste tre dinamiche. Quindi noi abbiamo puntato su queste, cioè rendere un testo che si leggesse in maniera musicale, speriamo di esserci riusciti. Rendere un testo che ogni tanto ti fa
ti fa ridere, e penso di sì, perché certe cose io e Fabio ridevamo tanto. E poi l'irlandesità, cioè quando c'è qualcosa di irlandese, ovviamente quasi sempre, non puoi sostituirla con qualcosa di inglese. Mentre puoi sostituire, che vi devo dire, l'olandese con lo spagnolo. Cioè lui utilizza, per capirci, i nordici, le lingue nordiche, le utilizza sempre quando parla di invasioni, quando parla dei vichinghi che invadono l'Irlanda, e quindi le lingue nordiche sono le lingue della violenza. Noi siamo partiti da presupposti simili, però abbiamo pensato per esempio alla lingua dei conquistadores, lo spagnolo che andava, oppure abbiamo pensato a quello che diceva Villa, ossia che l'italiano stesso è la lingua dell'autorità, l'italiano è la lingua, no, della chiesa, dello Stato, dell'autorità, e quindi questo potere coercitivo dell'italiano abbiamo utilizzato, magari andando all'italiano un po' più antico, giocando con altri registri. Quindi queste tre cose abbiamo tenuto presente, poi... Però, ecco, una cosa che voglio dire è che eravamo consapevoli allora, e lo siamo ancora più oggi, che è una traduzione in itinere. Primo perché può essere migrata da chiunque, non da uno studioso, ma da chiunque, perché una parola, tu la vedi, la traduci come riesci a tradurla tu, ma se c'è qualcuno che è più ricettivo di te, la tradurrà meglio. E questa è la grossa democraticità del Finnegans, che paradossalmente, certo va studiato e va conosciuto, però paradossalmente la creatività di chiunque può aggiungere tanto a un testo. Noi sapevamo di star facendo un testo che doveva un po' far nascere l'interesse per questo autore e poi lasciarlo a chi lo vorrà prendere in mano, insomma. Sì, io avrei una domanda, se posso. Sì. Prego, prego. Allora, vedo che ci sono due persone che vogliono parlare, Giulio Sanseverino e Simone Giorgio. Dai, facciamo un ordine alfabetico. Giorgio, Simone Giorgio e poi Giulio, abbi pazienza Giulio. Enrico, cerca di essere conciso nelle domande, perché non ti vogliamo rubare tutta la mattina. Prego, Simone. Sì, io volevo chiedere al professore di approfondire un attimo la questione a cui ha fatto riferimento verso la fine del suo intervento, cioè il fatto che Joyce immaginava il Finnegan's Wake come qualcosa da leggere ad alta voce, quindi quasi un'opera da fruire quasi oralmente. Se può approfondire questa questione, anche perché appunto poi invece nel corso della lettura chiede una riflessione, il testo chiede una riflessione che non è ovviamente, diciamo, fruibile dal punto di vista orale, immediato nella comunicazione orale. Se può approfondire, sì, meglio. Certo. Io ti consiglio di andare a vedere online le sue letture, perché Joyce ha letto per la BBC parte di Finnegan's e le ha lette in un modo che se tu conosci il testo, se c'hai davanti e lo senti parlato da lui, recitato da lui, ti rendi conto che le parole cambiano lingua da un momento all'altro, per delle pronunce strane cambiano lingua. E, questo guarda dalla primissima parola del Finnegan's, che è la parola River Run, che può essere letta persino in italiano, può essere letta persino come riverrà, riverranno, ma può essere letta in francese, può essere letta in tantissime lingue, anche in inglese standard, river run, reverend, il reverendo. Joyce fa questo tipo di gioco per cui è convinto che nel momento della resa, quando la recita ad alta voce, il Finnegan scoppia, quindi diventa la Babele, cioè torna alla Babele. E quindi questo lo aveva in mente, questo abbiamo provato a fare noi, con risultati chiaramente inferiori, sapendo che c'era a sinistra il testo a fronte e che ci sale, che ci salva. Prego Giulio, grazie. Mi chiedevo, posto che per tradurre un testo del genere ovviamente bisogna avere un'altissima consapevolezza di quello che era il bagaglio enciclopedico dello stesso Joyce, nel momento in cui incontravate dei... significati che vi sembravano scaturire autonomamente dal testo, cioè al di là di un'ipotetica volontà dell'autore, come vi comportavate? Cercavate di includerli o preferivate attenervi a quelle dominanti che dicevo prima, della musicalità, l'umorismo, l'irlandesità? Allora, guarda, è una questione chiave, è una questione fondamentale, perché ogni volta che ricrei una parola mettendo tanti morfemi dentro la parola nuova, quello che succede è che crei altre parole, crei altri significati non voluti. Noi abbiamo agito in questo modo, sapendo che sarebbe successo, perché abbiamo fatto delle prove di traduzione e succedeva continuamente che creando nuove parole davi altri significati. Abbiamo a disposizione l'apparato critico,
cioè se vedete come sono questi due volumi che abbiamo fatto, troverete che sono 200 pagine di testo a fronte, 200 di traduzione e circa 800 di note, quindi il rapporto 1-4. In queste note noi ogni volta che c'erano questi, ogni volta ci siamo accorti che nasceva un significato in più, lo chiamavamo bonus meaning, l'abbiamo chiamato BM, bonus meaning, e quindi segnalavamo dentro la nota: guardate ragazzi, qui c'è un bonus meaning, cioè questo non l'ha messo Joyce, è uscito da sé, però sapendo che era inevitabile perché o agisci in maniera filologica come aveva fatto Schenoni, ma erano altri tempi anni 80 in cui si sapeva pochissimo del film, e adesso invece sappiamo molto di più, quindi o agisci in quel modo lì oppure cerchi di utilizzare lo spirito creativo di Joyce, che aveva comunque suggerito ai suoi traduttori di tradurre sempre con il massimo di libertà creativa. Ovviamente capite bene che avendo il testo a fronte, avendo tutte quelle note, siamo un po' parati da questo punto di vista, cioè quelle cose che sembra ce le siamo inventate in realtà sono uscite da sé e ne abbiamo reso conto. Cioè non è proprio una categoria traduttologica il bonus meaning, però... Giulio, hai il microfono spento, non ti abbiamo sentito. No, mi sembra che funzioni molto bene, cioè anche pratico, è un'ottima idea. Enrico, Giulio è un traduttore, assegnista di ricerca a Trento e so che fa tesoro delle tue cose. Simone Giorgio ha un dottorando... anche lui presso la nostra scuola e sta lavorando proprio su relazioni fra Joyce e Celati. Questo immagino sia il motivo dell'interesse per quello che è il profilo su cui Celati pare abbia lavorato di più nella sua resa dell'Ulisse. So che ci sono anche, grazie a entrambi, grazie a Giulio, grazie a Simone, grazie a Laura che però penso abbia anche domande, la conosco, grazie a Monica, grazie a Tasnim, altre persone so che avevano domande, quindi anche se le 10 oramai l'ora tiranna è giunta, io penso che chi volesse restare lo può fare, non vedo difficoltà a continuare questa interessante conversazione, se per te Enrico non è un problema restare ancora un po' con noi. Prego. Visto che non c'è nessun altro, vado io con un'altra domanda. Il Finnegan's Wake è stato scritto in un contesto storico molto denso e mi chiedevo quanto si può trovare di politica all'interno del testo, oltre a quello che abbiamo visto stamattina, ovviamente. Sì, è un testo massimamente politico. Io ieri ho fatto un PhD a Liverpool, ero l'examiner, e la tesi era appunto su Finnegan's Wake e la politica. Allora, dal punto di vista degli eventi storici c'è tantissimo, sia della prima guerra mondiale, sia delle nascite dei totalitarismi, sia sulla guerra di Spagna, c'è tantissimo. Chiaramente il focus principale è la storia del passato e soprattutto la storia delle invasioni dell'Irlanda e anche la storia invece recente irlandese. Quindi principalmente Joyce è interessato a utilizzare l'Irlanda come un esempio per la storia del mondo. Questo qui è il parallelo fondamentale, cioè lui sceglie Dublino esattamente come, dicevo prima, Annu era la città sacra dell'Egitto, esattamente come Gerusalemme è la città sacra per Blake, esattamente come Roma è la città sacra per... Cioè Joyce aveva scelto Dublino come il centro di un universo infinito. Essendo uno studioso di Bruno, sapeva bene che un universo infinito, i centri sono anche periferie. Il centro e la periferia coincidono, però questo non vuol dire che non esistono. Che tu ne scegli uno sapendo che è periferico, ma sapendo che al contempo è anche centro. Quindi c'è tantissima storia irlandese, e c'è Mussolini, c'è Hitler, c'è tantissime cose. Purtroppo, a fronte di questa grande presenza degli eventi storici e politici anche contemporanei, a lui gli studi sul Finnegan's e la politica invece sono molto molto reticenti. Ce ne sono pochi, e spesso, come dice il mio professore e amico anche di Andrea, De Glancaibert, gli studiosi si sono concentrati più sul come Joyce scriveva che sul cosa stava dicendo, perché è talmente importante questo aspetto così virtuosistico che gli studiosi si sono buttati su quello, depoliticizzando il Finnegan's. Invece bisognava che ci si rendesse conto che stava portando avanti diverse battaglie al contempo.
spirituali, politiche, e poi sono sempre le stesse battaglie che portava avanti da Dubliners in poi, ovvero quella dell'emancipazione dell'uomo, dell'emancipazione del dublinese, ma dell'uomo e della donna in generale. Bene, grazie Enrico. Ho visto, però non mi ricordo più, qualcuno che sta... Tasnim ha alzato la mano, senz'altro. Non so se Jacob voleva ancora porre quella domanda. Prego, intanto Tasnim. E allora, io volevo fare una domanda per quanto riguarda l'aspetto della guerra all'interno, in realtà, di Joy stesso. Cioè, il fatto che, ad esempio... Scherinoni abbia tradotto con Generaloso, immagino, non mi ricordo bene, è anche perché Joy stesso in tutta la sua opera è come se con le parole cercasse di fare la guerra, in un certo senso, perché comunque la domanda che si fa frequentemente per quanto riguarda Joyce è che non abbia fatto altro che scrivere Ulisse, ad esempio, durante la guerra. E questo è anche perché, cioè, si vede anche nella sua opera questo, cioè il fatto che lui dia, diciamo, diverse sfumature alle parole, che possono essere interpretate in diversi modi, che possono essere interpretate anche con l'aspetto bellico, è perché voleva sottolineare questo suo fare guerra con le parole? Allora, diciamo di sì, però diciamo che questa domanda che tu poni ha due risposte che sono parallele, cioè il sì e il no. Sì, nel senso che c'è tantissima guerra, c'è tantissima... No, nel senso che Joyce volesse fare la guerra, nel senso che Joyce voleva invece fare la pace. Per esempio, c'è un passaggio del Finnegan's nel terzo libro, primo capitolo, che rimanda al giorno dell'armistizio della Prima Guerra Mondiale, in cui lui fa dire la parola pace in più di 30 lingue del mondo, dal russo al cinese, all'italiano, al francese. Cioè c'è un personaggio che dice pace in tantissimi modi. Joyce era disgustato dalla politica guerrafondaia, era disgustato da una parte e dall'altra, cioè lui aborriva la violenza, era un chiaro un pacifista. Però era un pacifista che sapeva bene che certe volte la violenza è positiva, nel senso che è negativa quando lo usi per opprimere, è positiva quando ti difendi, va bene? Quindi è quel tipo di intellettuale. Ovviamente il fatto che lui non abbia privilegiato la sua opera rispetto a andare in guerra, alla luce, col senno di poi, è stata una cosa molto intelligente, perché Joyce si lamentava e diceva: ma guardate ragazzi, che mica era una bugia l'eroismo che vi hanno conculcato e vi hanno fatto andare a morire sulla Somme, oppure in altre parti, nelle Fiandre. Questo riferimento alla Somme ve lo faccio per un motivo molto semplice. C'è un punto nel Finnegan's in cui lui scrive Somme Amaze. Allora, in irlandese Sinn Féin vuol dire noi da soli. La Somme invece è l'opposto, cioè la Somme è dove gli irlandesi sono andati a combattere e sono morti. Lui scrive Somme, mette insieme Sinn Féin e Somme, e viene fuori la parola same, la stessa cosa. E questa è la sua battaglia. Cioè, la sua battaglia non è per la guerra, ma è per la riconciliazione. Ed è la battaglia di Bruno, ovvero quando si parla tanto della coincidenza degli opposti, ci si dimentica che Bruno aveva teorizzato che gli opposti confliggono per portare alla riconciliazione. Non è che confliggono e basta. Cioè, confliggono e coincidono dopo aver conflitto. Quindi Joyce ha questo obiettivo in testa. L'obiettivo in testa è di rendere a parole la futilità delle divisioni, far capire che la violenza non serve a niente e soprattutto dare un senso di futuro. Cioè Joyce è, secondo me, non so se qua Binelli è d'accordo con me, è scettico e pessimista nei confronti del presente e del passato, ma ottimista nei confronti del futuro. Questa è la mia lettura. Fammici pensare un po', ok? Sì. può essere senz'altro. Maria Antonietta Binetti, vuoi fare una domanda? Capisco bene quella mano alzata? Buongiorno Maria Antonietta, prego. Buongiorno. Io mi ricollego alle due domande precedenti per chiederle se nel Finnegan's Wake, o magari nell'opera di Joyce in generale, ci sono dei riferimenti agli eventi contemporanei o
comunque di poco distanti, in riferimento alla storia irlandese, quindi la divisione, la guerra civile, eccetera, e come ci si pone nella traduzione eventualmente di questi aspetti, considerando che è un tipo di opera molto diversa rispetto a quelle che possono essere gli scritti di Bobby Sands, che sono molto più chiaramente riferiti a quel contesto storico, in particolare per un pubblico che forse non conosce benissimo la storia irlandese. Allora, anche qui domanda molto interessante e la risposta è sempre articolata, nel senso che io e Fabio non abbiamo mai inteso la nostra traduzione come una semplice traduzione, tant'è vero che l'abbiamo chiamata straduzione. L'abbiamo chiamata straduzione nel senso sia che straduce, ma sia che extra, cioè a volte fa di più, a volte fa di meno, comunque non è una traduzione. Perché questo? Perché gran parte del nostro lavoro è stato quello di annotarlo il testo, cioè quelle 800 pagine di cui parlavo. Ci hanno preso tanto tempo quanto la traduzione. Quindi il problema, a volte, questo ti consente, quando hai una difficoltà traduttiva, di così giocarti un po' una sorta di compensazione nella parte esegetica. Detto ciò, è pieno, Joyce, il testo è pieno di riferimenti, per esempio, alla guerra d'indipendenza, alla guerra civile, è pieno di riferimenti alla nuova Costituzione irlandese, alla partition. Un esempio che ti posso fare è la parola che utilizza Michael Collins con Lloyd George quando stanno negoziando la divisione dell'Irlanda, e la parola che utilizzano è borderation, la borderation, ok? Cioè il border è il border, il confine, cioè la partition, la divisione, la borderation è una sorta di ideologia della partition. E Joyce utilizza questo borderation in tante parti e scompone la parola border e la fa diventare certe volte brother, cioè capisci? Il confine diventa un fratello, altre volte diventa burden, ovvero un fardello, fratello, fardello, altre volte diventa bother, la botheration, che è anche in inglese, ovvero che noia, che fastidio, quindi è un fastidio, ma è un fratello, è un fardello, però è anche un confine. Cioè Joyce fa di tutto per cambiare non tanto il senso delle parole, ma per farci capire che certe volte le parole possono dire altro. Possono dire altro e possono indicarci una strada. È per questo che ci siamo inventati il rocambolario. Per chi di voi è interessato, andate su Twitter, rocambolario. Ok. Intanto Simone Giorgio fa un'altra domanda, poi vedo che c'è chi ne sta scrivendo una in chat, tu Enrico le puoi leggere anche in chat se vuoi. Poi ci sono altre persone, non lo so, comunque. Beh, intanto procediamo così. Prego Simone. Allora sì, in realtà si ricollega anche in parte alla risposta che ha dato all'ultima domanda, perché questa sorta di stratificazione semantica che troviamo nel Finnegan's Wake, immagino sia la strategia principale usata da Joyce per quella emancipazione linguistica a cui il professore faceva riferimento all'inizio del suo intervento. E io volevo chiedere se, oltre a all'invenzione, all'uso di in particolare di queste parole, ci sono anche altre tecniche, altre strategie che Joyce utilizza per, diciamo, far giungere il lettore a questa emancipazione linguistica, che è l'obiettivo del suo libro, mi sembra di aver capito, mi correggo poi se sbaglio, ovviamente. Sì, diciamo che io questa domanda qui la espanderei all'opera di Joyce, più che al fine. Il Finnegan's principalmente gioca su quello, perché è un milieu molto, molto sfaccettato, però lo dobbiamo immaginare come un calderone che ribolle, ogni tanto una bolla ti colpisce, altre volte non ti. Invece l'opera di Joyce in generale parte proprio da questo obiettivo, da questo fine, e lo raggiunge in modi molto diversi. In Dubliners lo raggiungeva creando l'idea che una storia, un racconto non dovesse essere concluso. Per cui l'esperienza che un lettore aveva, i primi lettori avevano i Dubliners e si arrabbiavano molto, era quella di loro, erano abituati alle short story, ai racconti di Chekhov, Maupassant, che hanno un inizio e una fine. Invece Joyce ti dava un inizio che era in medias res e un finale che te ne accorgi solo dopo aver girato pagina, cioè giri pagina e vedi che stai in un altro racconto. Quindi lui stava sostanzialmente dicendo che la realtà non è teleologica, non ha un fine, non è organizzata secondo un fine.
un certo punto ti arriva una macchina, ti uccide e tu sei morto, e non c'è nessuna spiegazione. Con il portrait avevo utilizzato l'idea dell'epifania, cioè a dire cose insignificanti per alcuni diventano invece illuminanti per altri, se le consideri dal punto di vista del loro valore intrinseco. Quindi lui diceva la famosa metafora del ballast office, di questo orologio, il ballast office che sta lì sulla Liffey, diceva: guardate che per voi è un orologio, per me no, per me questo è il battere del tempo, per me questo è l'inesorabilità. Nell'Ulisse ha provato invece a smontare, secondo me, la letteratura inglese to court, cioè ha provato lì forse anche così in maniera ridanciana, però anche con un po' di cattiveria, a smontare la fallacia rappresentativa del romanzo inglese, cioè l'idea che il romanzo inglese nel suo realismo ci desse la realtà, invece ci dava solo rappresentazioni semplificate della realtà e ad uso di una classe sociale, che era quella della borghesia. Joyce questo lo sa bene e dice: io adesso questa bugia la smonto. Con il Finnegans è arrivato al livello della parola, è arrivato lì e fa questo, cioè utilizza piccoli cambiamenti lessicali per modificare la nostra visione delle cose. Molto bene. Enrico, c'è una domanda di un altro dottorando, Massimo Trento. Prego Massimo, sì. Buongiorno. Buongiorno a lei. Grandissimi complimenti, professore, innanzitutto. Una provocazione non fine a se stessa, però. Io, da grande amante della traduzione, vi siete mai chiesti, si è mai posto questo quesito nel caso del Finnegans, ad esempio? Naturalmente qui Joyce stesso mi sconfessa, perché si è autotradotto anche lui stesso. Ma di fronte a certi testi si è mai chiesto se forse non valesse la pena di darsi all'assenza dell'agire, cioè il non agire, quasi taoista? Come dire, è talmente aleatorio a volte, come nel caso del Finnegans, che tanto varrebbe non avvicinarsi. La musicalità di cui lei parlava alla fine, che è straordinario secondo me, è forse un suggerimento, cioè come certe musiche classiche, una musica classica, per capirci, non ha bisogno di traduzione, è tale, punto e basta. Mm-hmm. Lei che ne dice? Sì, no, è una domanda bellissima e ovviamente io e Fabio abbiamo scherzato tantissimo in passato nel dire che tradurre Finnegans è abbastanza immorale, non va fatto, perché però c'è un problema, secondo me, che è inevitabile. Innanzitutto l'idea, cioè il concetto è questo qui, non esiste intraducibilità di qualcosa, è tutto intraducibile, ci sono vari livelli di intraducibilità, e allora se è tutto intraducibile, tutto diventa traducibile. Quando prima parlavo della Bibbia, che era solo consonantica, che a un certo punto diventa fissa, grazie all'inserimento delle vocali in maniera fissa della scuola dei rabbini di Tiberiade, mentre i rabbini di altri posti non la utilizzavano. Questo ci fa comprendere che il passaggio dalla aleatorietà al dato di fatto che un testo esiste è irrinunciabile. Ora, noi da studiosi del Finnegans sappiamo perfettamente quanto è importante questo libro e sappiamo perfettamente che è completamente inaccessibile a chiunque non abbia una grossa cultura joyciana o anche una grande competenza sull'inglese e anche su qualche altra lingua. Ci siamo posti questo problema, ci siamo risposti così. Joyce ha sempre incoraggiato i traduttori cechi, i traduttori slovacchi, i russi, i tedeschi a fare Finnegans. Lo voleva e quindi sapeva che sarebbe cambiato, quindi intendeva le traduzioni non più come un qualcosa che sta in parallelo, ma come una nuova vita del testo. Ed è esattamente quello che avviene pure con i testi sacri. Cioè, avete visto, no? Ultimamente c'è stato cambiato il Padre Nostro, 2 giorni fa. Ci sono delle frasi che sono cambiate. Prima si dicevano, adesso si dice un'altra. I testi, la traduzione sono testi dopo la morte. Noi ci siamo posti questo problema, ci siamo risposti un pochino, siamo salvati facendo riferimento a Joyce, però anche un'altra cosa. L'esempio è questo qui. Sa, lei sa perfettamente che la traduzione a volte si usa anche la categoria dell'arrangiamento, dell'adattamento, queste cose qui. Dal punto di vista musicale, l'arrangiamento nasce con intenti democratici simili a quelli della traduzione che stiamo facendo noi, ovvero l'esempio che faccio sempre è quello di Liszt, che prende le sinfonie di Beethoven,
che si potevano fare solo con 72 con orchestre, almeno 70 orchestrali, e li traduce su pianoforte. Anche Paganini, sì. Anche, certo. Quello era un obiettivo anche politico, perché non era solo era consentire di ascoltare le sinfonie di Beethoven in una camera, non più in un teatro. Questo passaggio storico fa sì che la traduzione, in senso di adattamento, porta la musica di Beethoven anche a classi che prima non se lo permettevano. Io lo intendo un po' così, questo tipo di traduzione, per questo ci tengo a dire che non è una traduzione basta, ma una straduzione, proprio perché è affiancata da tutti quegli apparati e soprattutto perché riporta il testo di Joyce. Però certo, no, è chiaro che quello che lei dice è stata il primo nostro cruccio, lasciamolo così com'è. Poi però mia mamma lo voleva sapere, cioè voleva capire cosa c'era dentro il film, quindi dovevo tradurlo. D'accordo, Enrico, l'ultimissima domanda, per favore, rapidissimo, così ti lasciamo libero e naturalmente torno a ringraziare tutti, anche i resistenti che sono ancora collegati. La domanda la leggo in chat: se il Finnegan's Wake è formulata da Silvia Biasi, se il Finnegan's Wake è inteso come una storia ciclica dell'umanità e lei ha detto che si auspica che venga rimaneggiato da altre persone, infatti è quello che accade con le traduzioni, no? C'è anche la teoria che il Finnegan's sia di fatto la storia delle proprie traduzioni. La domanda è: come potremmo inserire il Finnegan's Wake nell'odierna contemporaneità? Una domanda che fa eco a un'altra che qualcuno timido vorrebbe porre ed è proprio legata al Finnegan's come modello di... così, quindi diciamo una doppia domanda in realtà. Finnegan's Wake come modello a cui traggono ispirazione i contemporanei, peraltro numerosi. Se puoi rapidamente fare una così, Sì. Ok, tratteggiare uno scenario da joyciano più che da traduttore a questo punto. allora io mi rifaccio a questo concetto qui. Noi siamo stati abituati un po' all'idea, grazie alla scuola e come la scuola è organizzata, all'idea che il sapere viene impartito, no? Che passa dall'alto verso il basso. Il Finnegan's fa l'opposto, fa sì che il sapere nasca dal contatto fra le teste, no? Non fra lo scambio di idee sui testi, ma fra contatto fra le teste, cioè fa nascere il sapere, non lo impone, non ci dice mai la verità, ci dice come poter agire sul mondo e soprattutto ci dice il linguaggio è il primo strumento, è quello che dobbiamo privilegiare. Io non nascondo che da quando traduco il Finnegan's scrivo in maniera completamente diversa rispetto a come scrivevo 5-6 anni fa, ragiono in maniera completamente diversa. E questo mi rimanda, è sempre il futuro passato, giochiamoci un po', mi rimanda a quello che pensavano i grandi neoplatonici del Rinascimento, quando creavano tutti quegli schemi, sapete, no? Raimondo Lull o anche Bruno, gli schemi, la combinatoria, cioè degli schemi che non servivano a spiegare lo schema, ma a spiegare il mondo. Cioè tu partivi da uno schema combinatorio in cui ci stanno tantissime cose che sembrano messe lì per caso, ma c'è una relazione fra di loro e quindi sono macchine per pensare. Cioè, gli schemi di Lullo erano macchine per il pensiero, il Finnegan's Wake è una macchina per il pensare, per aiutarci a pensare in maniera più complessa. Questa è forse l'eredità che Joyce lascia ai contemporanei, credo, e anche agli scrittori che l'hanno un po' seguito. Vuoi fare due, tre, quattro, cinque nomi su questi scrittori che... Allora, vabbè, chiaramente innanzitutto il primo che viene in mente è Beckett, che poi... È il primo che capisce forse in maniera un po' pessimistica il senso del Finnegan's e quindi puntando più sul silenzio che sulla musica. Secondo me avviene. Poi ovviamente è Anthony Burgess, è il secondo scrittore che mi viene in mente. In italiano sicuramente anche Celati ha fatto qualcosa che si avvicinava molto, ma Villa principalmente. Emilio Villa sicuramente. Sono tanti, sono tanti. D'accordo, io non penso di dover aggiungere altro, sono le 10:20, siamo tutti impegnati, io stesso ho lezione. Enrico, sei stato gentilissimo a star qua 2 ore con noi, ti ringrazio di cuore. Ringrazio anche a tutti quelli che ci hanno seguito, hanno fatto domande. Non so, come ci lasciamo? Forse Paolo, tu vuoi così salutare facendo presente quali sono le prossime iniziative del laboratorio Letra, che io in questo momento fatico a mettere a fuoco, tu senz'altro le sai più.
Se vuoi sì, ma prima di tutto vorrei ringraziare ancora moltissimo Enrico Terinoni, veramente per questa, devo dire, estrema chiarezza per una materia, come dire, che è tutt'altro che chiara. Quindi veramente è stato straordinario, lo ringraziamo moltissimo e spero che sarà prossimamente con noi, insomma, altre volte nel laboratorio. E che appunto avevo detto anche prima, ci sono molte attività in programma, sempre riguardanti la traduzione. Ecco, questa fatta da, come dire, l'incontro del professor Terinoni si iscrive proprio in questo ciclo, l'Officina della Traduzione, in cui appunto abbiamo avuto la fortuna di avere con noi un personaggio eminentissimo nel campo della traduzione, nel campo degli studi proprio sulla traduzione e sulla letteratura, per poter vedere proprio dall'interno che cosa significa tradurre. E abbiamo avuto delle indicazioni molto, molto importanti. Io non ho fatto domande perché, come dire, appunto era bene che le facessero gli studenti, ma non sono molto rimasto colpito da alcune cose. Anche, come dire, la famosa espressione tradurre quasi la stessa cosa, in cui come dire, l'attenzione è stata spostata più su un'altra cosa che sul quasi, o quantomeno, come dire, quel quasi era oggetto un po' di una percentuale variabile. Ecco, sarebbe stato bello sapere se questa percentuale variabile la decide più il testo di partenza o la decide più, come dire, il traduttore, perché è lì un po' il cuore della questione, perché ce l'ha detto anche nel finale, come dire, la traduzione, questa bellissima espressione, devo dire, bellissima, perché, come dire, c'è da proprio il senso della traduzione. È vero che immancabilmente ci sono alcuni testi che portano più alla traduzione di altro. Ecco, avevi nominato Maupassant, certo, tradurre Maupassant e tradurre Joyce, come dire, dà luogo a, come dire, a due quasi molto differenti, voglio dire, arriviamo molto più al quasi con Maupassant che con. Però questo, ecco, boh, l'ho fatta la domanda, però, come dire, magari puoi rispondere, non lo so, se vuoi adesso, ma o Ah, anche un'altra volta. è così, no, è interessantissimo, è vero. Io posso dire, ti rispondo rapidamente. Joyce ha utilizzato la parola almost in inglese come verbo. Cioè, nell'Ulisse c'è una frase in cui Leopold Bloom sta pensando a della frutta, delle cose, e dice: I am almosting it. Io l'ho tradotto allora, lo sto quasendo o quasando, non mi ricordo. Cioè, almost diventa verbo, to almost something. Quindi Joyce aveva questa idea dell'approssimarsi, dell'avvicinarsi, ma senza mai davvero raggiungerlo, in maniera molto molto chiara. Io penso che poi il titolo del libro di Umberto Eco, chissà se l'ha scelto lui o se l'hanno scelto gli editoriali, però credo che fosse il senso della sua opera, del suo pensiero, rimanda a questa imponderabilità quando c'è da tradurre un'opera aperta. Cioè, questo Eco, insomma, lo mette in chiaro. Ovviamente però c'è una differenza fra le opere aperte e le opere un po' meno aperte. Sì, indubbiamente. Boh, mi fermo qua perché ne avrei tante altre, però, come dire, non rubiamo tutta la mattinata a Enrico Terrinoni. Ancora grazie infinite. Il invito appunto è di tenervi aggiornati con come dire, le sue attività. Lo faremo anche tramite appunto l'ETRA. I prossimi appuntamenti, senza che vi prendo altra, come dire, tempo, vi metto in chat l'indirizzo di Letra, in cui così potete rimanere aggiornati. Il prossimo immediato, vicinissimo appuntamento è quello sulle traduzioni di Tolkien, 30 novembre, 1 dicembre. E poi vicinissima anche un intervento sulle traduzioni che si stanno facendo delle rime di Dante in tedesco. Questo per il ciclo Tradurre Dante. Un convegno sulla traduzione delle poetiche di Aristotele dal 500 ad oggi è previsto per marzo, speriamo in presenza, ma sono sempre più dubbioso, e tante altre attività. Non vi tengo oltre, abbiamo lezioni, abbiamo tante cose da fare. Ringrazio moltissimo ancora Enrico Terrioni, ringrazio Grazie a moltissimo me. a.
Andrea Binelli. Non lo so, lascio a lui la parola per un saluto finale. Grazie. Sì, certo. Grazie mille Paolo, grazie mille Enrico, grazie a tutti voi. Senz'altro, sì, il prossimo appuntamento effettivamente a me sembrava ancora lontano, in realtà è meno di una settimana il convegno sulle traduzioni di Tolkien. Pensate che è una ghiotta occasione, Enrico sei invitato, senz'altro, avremo Ottavio Fatica, senz'altro conoscete tutta la diatriba relativa a quella che è stata la ritraduzione del Signore degli Anelli e tutta la battaglia politica che ci sta a monte, che è abbastanza così, insomma, lascia un po' il tempo che trova, non è una cosa particolarmente interessante dal punto di vista dei traduttori. Il convegno invece lo è, nell'occasione del convegno ci sarà senz'altro l'occasione di discutere di aspetti traduttologici importanti. Su rete, se volete, trovate anche la rivista dei quaderni di Arda, che introduce in parte i lavori che faremo lunedì e martedì della prossima settimana, e poi raccoglierà anche quei contributi. Quindi chi non potesse partecipare nel giro di un mese circa potrà trovare sulla rivista I quaderni di Arda, gratuito online, il materiale di discussione dei prossimi giorni. Grazie Paolo per avermelo ricordato, la mia memoria oramai funziona soltanto così nell'ambito delle 48 ore, ha una memoria che più o meno è tarata sulla la durata di della restituzione di un referto di un tampone, oramai vivo in 48 ore io. Vi saluto tutti e vi abbraccio, grazie di nuovo. Buona giornata a tutti, arrivederci. Ciao. Grazie.